Amici del canale 196 Super Sport, ben ritrovati in questo secondo appuntamento della settimana con Oltre il Calcio, la rubrica che, lo ricordiamo, riprendiamo sempre le coordinate, quelle cambiate nel 2019. Sono tre gli appuntamenti, si è raddoppiato quello di inizio settimana, non più il lunedì soltanto, ma il lunedì e il martedì dalle 15 alle 16. Poi il venerdì l'appuntamento lungo, l'approfondimento, il pre-fine settimana, dalle 14 alle 16. Oggi puntata molto attesa soprattutto dagli appassionati di ciclismo, perché l'avevamo detto nelle puntate scorse, tra l'altro è uscito su diversi siti specializzati, ringraziamone alcuni, per esempio l'angolo del pirata.it che ha annunciato di questa trasmissione, di questo speciale che oggi facciamo per gli amici del ciclismo, ma non solo, perché sarà una cosa interessante anche per tutti coloro che si affacciano per la prima volta a questo tipo di disciplina, questo tipo di movimento. Uno speciale che prende lo spunto dalla presentazione della Gran Fondo cicloturistica per amatori, quindi per tutti, la Gran Fondo Montecatini Terme. Ecco qua le immagini della serata, della presentazione che si è svolta qualche giorno fa all'Hotel Croce di Malta a Montecatini, con tra l'altro Deus Ex Machina Riccardo Magrini, voce di Eurosport, che poi sentiremo in un'intervista, in una delle tante interviste che abbiamo preparato, e che quest'anno avrà una conformazione arricchita rispetto agli altri anni, questa Gran Fondo. Poi ne parleremo anche con gli organizzatori, ci sono i contributi. Vedete la folla che ha invaso la sala di questa presentazione, Walter Santillo, che è una specie di testimonial, ma non solo, poi lo sentiremo anche lui. Gran Fondo di Montecatini, che avrà quest'anno una novità che riguarderà anche la mountain bike, quindi saranno 5 i percorsi, 3 per la bici da strada, 2 per la bici per le ruote grasse, come si dice. Tra l'altro ne approfitteremo nel corso di questo speciale, perché naturalmente con tantissimi personaggi che abbiamo al nostro microfono, qui intanto è stato fatto vedere un video riguardante una vittoria al Tour de France di Riccardo Magrini, che tra l'altro l'ha commentata con la sua consueta ironia, imitando la voce di De Zan. È stato un bel colpo d'occhio. Poi le altre immagini che sono scorse sul maxi schermo, sempre riguardo le edizioni scorse. Allora ne approfitteremo in questa puntata per fare proprio il punto con i nostri intervistati su quello che è il ciclismo professionistico, che tra l'altro oggi proprio ha avuto la prima gara dell'anno nel corso del Tour Down Under in Australia. C'è stata tra l'altro la prima vittoria azzurra di Elia Viviani, questo poche ore fa, con l'avversario battuto, quello della Sunweb, il tedesco della Sunweb Maximilian Richard, che è stato sconfitto naturalmente in volata, tappa di 129 km, quindi abbastanza breve, quasi una tappa cicloamatoriale potremmo dire per cominciare. Comunque Elia Viviani, in maglia tricolore di campione d'Italia, ha battuto tutta la concorrenza. Tra l'altro ha detto anche dopo la vittoria, ha detto mi sento rilassato adesso, era un po' con molta pressione addosso dopo le tante vittorie dell'anno scorso, e adesso però che ho vinto subito sono molto più tranquillo e sarà un buon viatico, ha detto, per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Allora torniamo quindi con le immagini invece che abbiamo preparato, il rullo di immagini che abbiamo preparato della presentazione, continuiamo a vederla. Ecco qui intanto abbiamo visto un accenno dei percorsi di questa Gran Fondo di Montecatini, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Ci sarà un'iniziativa il sabato che andrà in beneficenza per questa fondazione. Qui al microfono in questo momento uno di coloro che la rappresentano, un ciclista che ha questa tipologia di problematica. E poi qui vediamo via via i vari percorsi, 3 percorsi, dicevo, da strada, uno di 55 km con dislivello di 450 metri, il cosiddetto corto, quello un po' per tutti, il medio da 99 km e dislivello di 1440 metri, qui Andrea Tafi, fra poco lo sentiremo, il lungo che è aumentato rispetto all'anno scorso, 130 km, è aumentato anche il dislivello, 2450 metri. Poi ci sono i due percorsi di mountain bike, corto da 20, 600 di dislivello e 43 km con 1350 di dislivello, e poi sentiremo anche le caratteristiche
di questa avventura della mountain bike. E qui sono stati consegnati poi naturalmente tutti i nomi, i pettorali, i dorsali per meglio dire, ma in questo caso possiamo dire i frontalini che vanno apposti sulle bici ai VIP, diciamo, che erano così in gara, che saranno in gara, che erano presenti quella sera. Paolo Fornaciari, ex pro, che anche lui amico di naturalmente di Magrini, insomma, fa vedere con orgoglio il suo frontalino. Erano in tantissimi davvero l'altra sera a Montecatini. Angelo Citracca, che tra l'altro è tecnico dirigente di una delle squadre toscane più in vista del mondo World Tour. Poi sentiremo tra l'altro Luca Scinto, che ci darà delle grandissime novità proprio riguardo al movimento professionistico, novità sul grande Giovanni Visconti, che è pistoiese, quindi è amico nostro, è toscanissimo doc, anche se originario della Sicilia, però insomma vive a San Baronto, nella salita emblema, insomma, del ciclismo anche italiano, grazie proprio alla descrizione, al lavoro di Riccardo Magrini. E insomma sono state presentate tutte queste novità, un appuntamento dove ci si godrà un po' la giornata, ripeto, il 9 di giugno, ma che sarà anche corroborato da grandi ristori, da grandi mangiate, diciamo così, e grandi situazioni. Io intanto, prima di lanciare le interviste, vi ricordo anche la pagina web di Supersport, il sito collegato www.firenzeviolasupersportlive.it, la pagina Facebook collegata, dove poi probabilmente inseriremo anche questo speciale tutto nella sua intierezza, nella sua completezza. E allora vado a lanciare un po' le interviste, andiamo a dare un po' così in là a quello che vedremo fra poco nei prossimi contributi. Si comincerà proprio con Walter Santillo, poi sentiremo Andrea Tafi, di cui avevamo parlato molto nelle settimane scorse, un paio di mesi fa, proprio all'inizio del nostro ciclo di trasmissioni autunnali, perché poi avevamo intervistato, vi ricorderete, anche Casagrande, che ci raccontava di questo, che ci commentava, sollecitato da me, insomma, non perché avesse voluto per carità entrare nel merito, ma a cui io avevo fatto commentare questo tentativo, questo desiderio di Andrea Tafi di rientrare nel mondo pro proprio con la Parigi-Roubaix. Lui sta cercando una squadra proprio in queste ore, lo sentirete nell'intervista, è in trattativa, insomma, per vedere se una squadra lo accoglie per questo suo rientro, che un po' ha il sapore di epica, un po' alla Rocky Balboa, e quindi lo sentiremo anche lui proprio direttamente dalla sua persona. Poi vedremo e sentiremo Leonardo Iozzelli, che è l'organizzatore, uno degli organizzatori dell'evento, Maurizio Frediani, che invece tratterà la parte proprio della mountain bike per quanto riguarda l'evento, il vice sindaco Ennio Rucco, e poi attenzione alle ultime interviste, tra cui quelle con Scinto, davvero interessante, e infine il clou di tutto probabilmente, ma senza nulla togliere agli altri, Riccardo Magrini, che ci dà non solo le note sulla Gran Fondo, naturalmente anche lui, la Gran Fondo che porta un po' il suo nome, di cui lui è un po' il promoter, ma anche tante curiosità sul mondo del ciclismo professionistico, sulla stagione che è iniziata, appunto, vi ripeto, proprio oggi con la vittoria di Elia Viviani in Australia. E quindi sarà interessante sapere dalla voce tecnica di Eurosport quello che è il momento dei vari Nibali, Aru e quant'altro che andremo a vedere in questa stagione. E allora andiamo quindi col nastro delle interviste, si comincia proprio con Walter Santillo, buon divertimento e buona visione. Dimmi perché cos'è prima, almeno sei... Walter Santillo per Supersport TV, canale 196, canale tematico nato a settembre che sta andando alla grandissima. Bene. Allora, testimonial, possiamo chiamarti così, di questo evento? Appassionato di bicicletta, e poi ho conosciuto Riccardo Magrini che è un grande comunicatore di ciclismo, e quindi sono venuto perché il mondo della bici mi piace, sono appassionato, vado in bicicletta, anche se ho avuto un incidente a luglio che mi ha fermato per 4 mesi, ma ora sto riprendendo, spero a giugno di essere in forma. Allora, un semplice appassionato. Allora, che vogliamo dire invece ai ciclisti, ai ciclamatori e a quelli che ti conoscono in veste di spettacolo, di showman e comunque di scrittore di testi per tutti questi personaggi? Vorrei dire che di provare la bicicletta a tutti quelli che guardano, di provarla, perché la bicicletta, come diceva Einstein, che quindi era uno che il ragionamento ce l'aveva, apre la mente, ma è proprio un fatto fisiologico, perché si producono endorfine
che sono quelle che ti fanno star bene, ti fanno ragionare meglio, per cui provate la bicicletta, basta poco, non è che dovete andare a fare le gare, ma muovetevi in bicicletta, anche l'ambiente vi ringrazierà. Allora, posso dire una cosa che mi riguarda, perché a questo punto approfitto. Eravamo, io ero a Radio Fantasy ai tempi dei tempi, 87 mi pare, un anno così. C'era appunto, c'eri anche tu, c'era Carlo, c'era Conti, Carlo, c'era Gaetano Gennai, c'era Baldini, Baldini che io... era quello che tra l'altro mi curava, io ero il suo Fiorello, la brutta copia di Fiorello di allora. Perché pensava avesse avuto bisogno No, perché io facevo le imitazioni tra le altre cose, oltre che i servizi giornalistici già cominciavamo, e poi chi c'era altri in quell'avventura, Gianfranco Monti. Come no? Allora, ricordiamo tutti questi personaggi che sono nati tutti da quella radio. Io con Carlo ci lavoro perché ho scritto lo spettacolo, quello del trio, ho fatto Tale e Quale, con Monti siamo amici, ora faccio Sanremo e lo ritroverò lì. Ecco. Quindi insomma... Ognuno ha fatto la sua strada, diciamo. Ognuno ha fatto la sua strada, l'importante è aver fatto dei passi, poi c'è chi l'ha fatto in un modo, chi in un altro. Io ho fatto prima il video... abbastanza, poi dopo, siccome ho sempre fatto anche l'autore, si è sviluppata più questa seconda, come dire, fase, e per il momento va bene così, anche perché come si dice sto correndo le gare tipo il Giro d'Italia, insomma, o giocando in Serie A, perché sto facendo delle belle cose ringraziando il Dio. Gaetano Gennai ci siamo dimenticati. Gaetano Gennai, come no? tra gli altri. Ma ce ne siamo dimenticati anche sicuro, altri. Sicuro. Va bene, grazie mille Walter Santillo, è stato un piacere ripercorrere. Andate in bicicletta, vai, che fa bene. Grazie mille. Non guardate me perché sono fermo. Ecco. Quindi la linea. Ma poi recupera. Pensa, però poi recupero. La bicicletta fa bene. Grazie ancora. Alla presentazione della Gran Fondo Montecatini abbiamo trovato Andrea Tafi, di cui nelle nostre trasmissioni abbiamo già parlato, perché abbiamo sentito Casa Grande in merito a questo suo progetto, di cui non chiediamo le novità, però lui sappiamo che sta preparando il ritorno alla Parigi-Roubaix, ma non gli chiediamo niente di per quanto riguarda le novità. Lo vediamo però tiratissimo e ci deve raccontare cosa spinge però un personaggio come lui a riprovare una impresa di questo tipo. Ma diciamo, su tutto è nato per il mio desiderio di riessere al via a una corsa che ho vinto 20 anni fa, qualcosa di veramente bello, unico e direi anche incredibile. E forse perché io amo moltissimo le cose incredibili e anche quasi impossibili, mi sono rimesso in gioco e non mollo, vado avanti, mi sto allenando fortissimo. Quindi io ci credo fortemente in quello che faccio e vediamo. Non voglio dire nient'altro perché ci sarà tanto da parlare nei prossimi giorni. Allora, faccio una battuta io invece. Da un lato è un vantaggio per tutti i cicloamatori come me, perché non ci ritroviamo Andrea Tafi nelle cicloturistiche della domenica, soprattutto nei circuiti dove... non che io avessi velleità di vincere, però lui vinceva sempre negli ultimi mesi, e in questo momento non li fai però. No, non li faccio per una scelta semplice, anche se potrei farli perché io sono sempre come un master, però non è... per ora ci concentriamo solo esclusivamente in quello che è il mio grande obiettivo, e quindi avanti. E sono orgoglioso e contento che sono venuto questa sera qui alla presentazione appunto della Gran Fondo Riccardo Magrini Montecatini Terme, e sono orgoglioso di aver visto tantissima gente, e questo è un qualcosa di bello che negli ultimi tempi non si vedeva. Quindi il ciclismo accomuna sempre di più le persone, e rivedere così tanta gente a una conferenza stampa di presentazione è sempre qualcosa di bello. Quindi in bocca al lupo agli organizzatori, e ci vediamo sicuramente il 9 di giugno, l'8 e il 9 di giugno qui a Montecatini. Allora, grazie, ti chiedo solo se telegraficamente ci puoi dire cosa ti aspetteresti dal rientro in gruppo tra i professionisti. Io quello che chiedo è solamente essere al via, questo sarebbe per me già una grandissima vittoria, tutto il resto lascio fare agli altri. Io sono contento così, sono molto orgoglioso di quello che ho detto e che sto facendo, e mi dà uno stimolo incredibile ad andare avanti, perché io sono uno che credo nelle cose in cui fa. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.
Leonardo Iozzelli, Montecatini Terme Sport, la società che organizza questo evento, questa Gran Fondo Riccardo Magrini, Gran Fondo Montecatini Terme Riccardo Magrini. Tante novità quest'anno, intanto c'è anche questo abbinamento con la mountain bike, poi andremo anche nel dettaglio con gli organizzatori, con i ragazzi della società di mountain bike che è vostra partner, diciamo, di questa iniziativa. Cicloturismo, abbiamo detto, e percorsi che sono cambiati, sono forse più induriti per accontentare un po' tutti i gusti. Sì, 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 era una necessità che ci veniva sollecitata dai partecipanti. Siamo a giugno, quindi gli amatori e comunque i ciclisti sono già diversi mesi che pedalano e quindi abbiamo pensato di fare percorsi un pochino più duri. Quindi il percorso medio, che misura 96 km, avrà 1500 metri di dislivello e il lungo da 133 km avrà 2550 metri di dislivello, quindi con delle belle salite, perché le due salite finali di Goraiolo e di Vellano per il lungo sono salite vere. Partenza e arrivo dall'ippodromo Sesana di Montecatini, dove ci sarà un grandissimo pasta party, tutta la struttura organizzativa. Abbiamo anche visto sponsor di grandissimo livello con insomma, dei partner che avete trovato probabilmente anche grazie alla presenza di Riccardo Magrini, che è un personaggio, ma anche grazie a quello che avete fatto negli ultimi anni. Certo, assolutamente, Riccardo è un catalizzatore di queste situazioni, di queste aziende. Per noi è molto importante, è fondamentale averlo, e quindi del resto la Gran Fondo porta il suo nome, e poi le aziende locali che ci danno una grandissima mano e un grandissimo supporto, fornendoci tutto quello che ci può servire per i nostri ristori, per il nostro pasta party che è famoso ormai quasi tutto il mondo, perché ogni tanto ho sentito dire tre primi, poi la porchetta, antipasti. Esatto, abbiamo gli antipasti, abbiamo due o tre primi a scelta, abbiamo la porchetta, abbiamo i dolci, abbiamo il caffè e poi abbiamo anche il gelato. Per finire in bellezza. Allora, ricordiamo, soltanto per fare un riassunto, per dare l'idea, per il percorso lungo, qual è la sequenza delle salite che verranno fatte? Sì, allora le salite sono due iniziali abbastanza tranquille, facciamo le salite di San Gennaro, la salita di Monte Carlo, poi torniamo a Montecatini Terme con un breve tratto di pianura e da qui andiamo a Montecatini Alto, passando per la strada vecchia in Pavè. Dove c'è il tratto cronometrato? Sì, la strada vecchia in Pavè è un tratto cronometrato e ha pendenze dal 12 al 13% nella parte finale. Quindi quanto è lungo questo tratto? Il tratto cronometrato è soltanto un chilometro, la salita è 3,5 km. Poi da Montecatini Alto scendiamo nell'Agnevole e poi troviamo il secondo tratto cronometrato, che è cosiddetto dei lavatoi, perché dove si arriva ci sono dei lavatoi antichi, e è un tratto che diciamo che è intorno al 14-15% di salita, è lungo 3 km. E appena finito questo tratto cronometrato, comunque la salita non finisce perché continua fino ad arrivare a Goraiolo per il percorso lungo. Dopo continua ancora perché andiamo a Macchia dell'Antonini, scendiamo nella Valle della Pescia e da lì torniamo su per la strada che porta a Vellano e poi a Macchino e poi torneremo naturalmente all'ippodromo Sesana. Che detto così fa già sudare, però insomma i ciclomatori lo fanno alla grande. L'appello, allora, il finale, il saluto, diamo l'appuntamento da parte dell'organizzazione per questo evento. Beh, assolutamente, quindi vi aspettiamo il 9 giugno alla Gran Fondo Montecatini Terme Riccardo Magrini, che sarà sicuramente la sesta edizione, ma vorrei anche sollecitare il nostro pubblico, il vostro pubblico, i vostri ascoltatori a venire il sabato pomeriggio, perché faremo una pedalata benefica e il cui ricavato andrà totalmente all'associazione sulla ricerca per la fibrosi cistica. Per noi è importante, perché è vero che lo sport è importante, ma la socialità e abbinare sport e socialità, sport e altruismo, per noi è importante. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. Maurizio Frediani della EMP Cycling Team, che è l'organizzazione, diciamo, che è inserita all'interno dell'organizzazione generale che sovrintende alla mountain bike. Quest'anno nella Gran Fondo Magrini c'è anche il percorso, anzi doppio percorso mountain bike, e quindi si possono accontentare anche i bikers, e quindi è il motivo per spingerli anche loro a venire tutti insieme a partecipare a questo evento, tra l'altro con percorsi assolutamente inediti, diversi da quelli della Gran Fondo Montecatini, che è più famosa e anche agonistica e non è appunto inedita come questa. Sì, buonasera a tutti, le informazioni date sono esatte. Stiamo cercando percorsi alternativi nuovi che non sono ancora stati tracciati. I percorsi 2, uno da 20 km, uno da 40, il 20 km adatti a tutti,
il 40 un po' più impegnativo, adatto ai più allenati. Ci sarà da divertirsi, vi aspetto numerosi il 9 giugno per la Gran Fondo Montecatini Terme Riccardo Magrini. Vi aspettiamo numerosi, grazie. Allora, non ci sono discese pericolose, questo hai fatto bene a sottolinearlo prima, ribadiamolo. Sì, puntiamo più che altro alla tranquillità, alla sicurezza, e che tutto vada per il verso giusto. Non importa mettere discese per fare la differenza, qui non c'è bisogno di tempo, di chi arriva prima, chi arriva... Qui è una pedalata tra amici, una cicloturistica e niente, vediamo di farla nel miglior modo possibile. L'impegno da parte nostra e dall'altro gruppo di Leonardo c'è al mille per mille. Tra l'altro nuovi sentieri che state preparando per l'occasione. Esatto, nuovi sentieri, grazie anche ai comuni che attraverseremo con la manifestazione, che ci hanno dato il via libera per andare a pulire, a decepugliare questi nuovi sentieri che faranno parte dei nostri due percorsi in mountain bike. Grazie, in bocca al lupo. Sicuramente vi aspetto numerosi, grazie a voi, grazie. Ennio Rucco, vice sindaco di Montecatini, anche lui a questa presentazione di questa Gran Fondo del 9 di giugno. Allora, intanto il territorio che ne guadagna da questo tipo di manifestazioni? Questa è la domanda doverosa per partire. Il territorio ne guadagna nel senso dello spirito di comunità e dello stare insieme. Lo sport è un volano per i rapporti umani all'interno di una comunità e fa gruppo nella cittadinanza, invoglia i cittadini a stare insieme, e quindi secondo noi lo sport è una delle attività che principalmente devono essere sostenute dalle amministrazioni pubbliche per i riflessi che ha. E questa è una manifestazione organizzata da persone, da grandi sportivi montecatinesi, Riccardo Magrini è un nostro grandissimo amico e, come abbiamo visto dalla presentazione anche di stasera, la manifestazione ha il pregio di crescere di anno in anno, quindi siamo veramente contenti e soddisfatti. Quest'anno c'è anche la mountain bike che contribuisce, come abbiamo sentito, perché saranno ripuliti dei sentieri, saranno creati dei sentieri, al mantenimento anche del territorio, non soltanto le strade asfaltate praticate dai ciclisti e dai bici da strada, ma la mountain bike che è un elemento preziosissimo proprio in questo senso. Sì, assolutamente, noi anche questo fattore qui, cioè che le manifestazioni ciclistiche, sportive vadano a intervenire con dei miglioramenti sul territorio, lo vediamo molto bene e lo incentiviamo. A riguardo, lo scorso anno abbiamo avuto la presentazione della BMC qui a Montecatini e anche con loro abbiamo fatto proprio un lavoro di questo tipo, cioè di recupero e di valorizzazione della sentieristica cittadina, quindi diciamo che anche questa è una grande novità che accogliamo con grande favore e con grande entusiasmo. Montecatini, per concludere, che città è per quanto riguarda la friendly, l'ospitalità verso i ciclisti? C'è tolleranza, c'è da fare, c'è da lavorare oppure no? C'è da lavorare molto per quanto riguarda i percorsi ciclabili cittadini e per quanto riguarda la predisposizione urbana del tessuto urbano, quello sì, siamo molto avanti per quanto riguarda il settore del turismo sportivo, però dobbiamo lavorare sia appunto sulla percorribilità ciclistica della città e anche sugli impianti sportivi, parlando dell'accoglienza sportiva più in generale. Grazie al vice sindaco di Montecatini. Grazie. Allora, Luca Scinto ha ricevuto il pettorale della Gran Fondo Magrini. Non sappiamo se con tutti gli impegni agonistici tra i professionisti riuscirai ad essere presente. Ci sarai, possiamo dirlo, sì o no? Sì, ci sarò, no, perché c'ero l'anno scorso, ho fatto il corto e quest'anno ci sarò, perché come fai con uno come il Magro, ci devi essere per forza. È un personaggio, una persona, a parte un amico, però è un personaggio incredibile e merita tutto questo, quello che gli fanno a Montecatini. Ci sarò senz'altro, perché noi toscani sicuramente saremo quasi tutti presenti. Senti, quest'anno facciamo il punto sulla squadra professionistica, qual è?
Come si chiama il nuovo nome? Si chiama Neri, Sell Italia KTM. Che... Quindi il KTM è la novità più che altro? Sì, con le bici non abbiamo più Wheeler, avremo KTM e niente, è ritornato con noi Visconti, Giovanni. Ne parlavamo prima col Magro. È ritornato, diciamo, ha iniziato la carriera con noi e l'abbiamo lanciato al professionismo, poi l'abbiamo ripreso. E poi ora a fine carriera credo che abbia ancora dai 2-3 anni ancora alto livello. Il ciclismo con l'età si è allungato il tempo, prima un corridore a 35 era già, invece io credo che il meglio lo ha dai 34 ai 37 con esperienza e tutto. Per me Giovanni è un plus in più che può dare alla squadra e ai giovani che abbiamo preso. Poi abbiamo il fratello di Quintana che per me è un corridore che... Se tutti paragonano al fratello maggiore, sai, dicano allora che va piano, ma per me è un ottimo corridore e speriamo che quest'anno, perché abbiamo passato un paio di anni un po' tristi, speriamo di ritornare ai livelli nostri e sono convinto che con Giovanni anche gli altri cresceranno bene. Tra l'altro, per concludere, Giovanni Visconti, persona disponibilissima, di grande caratura umana, addirittura regala consigli ai suoi seguaci di Strava che magari gli chiedono, è sempre disponibile, non manca mai una risposta e questo fa onore a un grande campione come lui. È segno che è stato cresciuto bene. E, no, è un ragazzo molto intelligente, a prescindere. Giovanni è un ragazzo intelligente, sa quello che vuole. È un grande professionista in tutti i sensi e credo che sia un plus in più anche per la squadra, a prescindere dai risultati che farà lui. Io ho un feeling incredibile con lui perché lo conosco da quando è nato ciclisticamente e lo conosco talmente bene che so quello che mi può dare e quello che io posso dare a lui come motivazione. Cosa ci aspettiamo per finire dalla stagione, senza sognare, senza voler fare gli scaramantici? Il sogno bello sarebbe di essere invitato al Giro d'Italia innanzitutto e vincere la tappa di Fucecchio, perché io sono nato a Fucecchio, corro in casa, a Fucecchio è nato Andrea Tafi, ci sono nato anch'io, è nato Montanelli. Ora Montanelli e Andrea Tafi sono 5 gradini avanti a me, però sono nato anch'io di Fucecchio e sarebbe una cosa fantastica. Passiamo dalla nostra sede a San Baronto, facciamo la mitica salita del Castra dove è stata sia io da direttore sia da corridore, era la nostra salita negli allenamenti. E che dire, per noi sarebbe un sogno, però sai, i sogni è difficile che si avverino, però non è impossibile. Intanto facciamo un gradino alla volta, se saremo invitati al Giro, poi se saremo invitati al Giro penseremo alla tappa di Fucecchio. Va bene, allora in bocca al lupo per la prima e anche per la seconda ambizione, grazie a Luca Scinto, in bocca al lupo davvero. La Toscana naturalmente a maggior ragione è con voi e spera davvero in questi auspici che tu hai elencato. Sponsor Toscano, squadra Toscana, credo che e abbiamo dei corridori toscani, abbiamo ripreso Buongiorno dopo un anno di non attività e niente, spero che i tifosi toscani siano contenti anche di avere una squadra che a livello professionistico. E noi siamo contenti di seguirla, la seguiremo, ovviamente saremo lì a darvi supporto nel possibile e a venire a rompervi le scatole e a farvi qualche domanda per capire cosa succede, sempre ringraziando della disponibilità. Senz'altro, ciao. Grazie. Riccardo Magrini è un po' il Deus Ex Machina, colui che fa da catalizzatore di attenzione per questa manifestazione che non a caso porta il suo nome, sesta edizione, oggi la presentazione. Intanto ti sei stupito della gente affluita quest'oggi, che era tanta, ma forse non c'era tanto da stupirsi. No, mi sono stupito veramente perché io sono abbastanza sincero nelle mie dichiarazioni. Avevamo previsto nella stanza si vede, cioè, pensavamo ci fosse una quarantina, 50 persone, insomma, addetti ai lavori, ma non pensavamo tanta gente così che ha risposto all'invito di Leonardo, della Luciana, insomma, delle due associazioni del mountain bike e anche
mie personali, ci sono stati dei personaggi anche nel mondo del ciclismo come Fornaciari, come Tafi, Scinto, Massimiliano Mori, Iuri Naldi, Marcello Bartoli, non è potuto venire Michele perché era influenzato, poi Walter Santillo che è un grandissimo appassionato, insomma mi ha fatto molto piacere, oltre naturalmente a tutti gli amici che sono sempre presenti in bicicletta qui nella Val di Nievole, quindi doppiamente felice. Per i pochi che non l'hanno individuato, voce di Eurosport, del commento tecnico delle telecronache, si comincia tra l'altro? Si comincia il 27, sì, il 27 di gennaio, cominciamo con la telecronaca di San Juan in Argentina, mentre fra giorni, anzi domani dovrebbe, anzi oggi, perché per loro è già oggi, cominciano la stagione alcuni corridori in Australia, quindi siamo alla partenza e noi siamo presenti con le telecronache in Argentina che cominceranno appunto il 27 di questo mese per andare avanti, insomma 250 giornate di corsa. Sono tante, 5.000 ore di trasmissioni, per il ciclismo credo che il canale del ciclismo sia sempre di più Eurosport. E poi magari adesso c'è anche questo Giro d'Italia che non ha ancora assegnato i diritti, voi ci sperate oppure no? Ma sai, queste sono cose che io d'altronde, se io credo che poi vada alla fine, vada la produzione alla Rai, che credo che sia anche giusto perché l'hanno sempre fatto loro con un ottimo lavoro, quindi noi quando prendiamo i diritti delle varie manifestazioni e del Giro d'Italia, sia del Giro d'Italia che del Giro di Francia e la Vuelta, ce le abbiamo, come tutte le gare di Coppa del Mondo, insomma le World Tour, le grandi corse monumento, noi ci basiamo e facciamo le telecronache su quello, sulle acquisizioni dei diritti non posso pronunciarmi, certo. Poter essere in corsa come lo scorso anno, perché lo scorso anno c'era in corsa Discovery per l'acquisizione dei diritti di produzione del Giro d'Italia, poi la spuntò la Rai e quindi, però sono cose più grosse di me, io mi limito a fare le telecronache. Allora, una battuta, chiaramente si potrebbe parlare ore, ma adesso comincia una stagione, dobbiamo entrare, approfittando della tua competenza, un minimo del tecnico, c'è un Fabio Aru che deve trovare il rilancio, c'è un Nibali che deve riscattarsi dopo la sfortuna del Tour, tanti spunti, su una Sky che potrebbe chiudere, ma a parte che c'è già, sembra, l'acquirente per il futuro, Froome con Thomas che forse sarà al Giro d'Italia, forse no, insomma, che cosa ti aspetti da questa stagione? Beh, un Giro d'Italia sicuramente con tanti corridori, perché ci sarà Roglic, Dumoulin, Landa e poi naturalmente Nibali e quindi ci sarà sicuramente a divertirsi. Fabio Aru ha ancora da decidere, Thomas non ci sarà, ma ci sarà Bernal che è una forza e credo che Sky, almeno per abitudini, quando punta su un corridore lo lancia sicuramente, quindi un Giro d'Italia sicuramente molto bello come disegno di corsa e con tanti corridori per poterci divertire. La stagione inizia, sicuramente il riscatto di Fabio Aru, sono fiducioso, il riscatto anche di, beh, insomma riscatto neanche tanto perché aveva vinto la Sanremo e poi ha fatto un Lombardia da campione, Vincenzo credo che non abbia bisogno di riscattarsi ma anzi solo di confermarsi, ha fatto miracoli lo scorso anno con quella brutta caduta rimediata accidentalmente all'Alpe d'Huez, ma credo che Vincenzo ci farà divertire ancora un altro anno, piuttosto penso e credo che ci sarà almeno la speranza è quella di corridori che ci faranno gioire anche alle classiche d'un giorno come Sonny Corbelli, Elia Viviani è chiamato a confermare quello che tanto bene ha fatto lo scorso anno e poi perché no, corridori che Felline che è sempre lì col colpo in canna, non riesce ancora a far vedere tutto il suo valore, insomma i corridori ci sono e sono da seguire e quindi credo che sarà una bella stagione e me lo auguro quella del 2019 per i colori italiani. Approfitto una battuta forse al volo, proprio una battuta in questo caso, Visconti, Giovanni Visconti che abita al San Baronto e che tu prendi sempre in paragone come la salita San Baronto da Vinci, San Baronto di qua, per paragonare le salite mondiali, questo tra l'altro fa grande onore alla Toscana e siamo tutti molto contenti a maggior ragione di questo. Ha messo sul profilo Strava
la foto di Valverde, sul suo profilo di Strava la foto di Valverde. Cosa significa secondo te? Significa che c'è grande stima fra i due, lui ha corso tanti anni con la Movistar, quest'anno c'è questo cambio di casacca da parte di Giovanni, che naturalmente è tornato come il figlio il prodigo all'ovile, è tornato, lui abita a San Baronto e naturalmente con Citracca che abita a San Baronto, la squadra è delle falde di San Baronto e di conseguenza mi costringerà, anzi sarò costretto senza avere qualcuno che dice ma te parli solo del San Baronto, quindi io sarò giustificato il prossimo anno a parlare del San Baronto, perché nelle telecronache a volte arriva qualche protesta e allora devo dire anche il Mondello oppure lo Zoncolan, ma sono salite che comunque hanno una storia ma non come quella del nostro mitico San Baronto, perché oltretutto il San Baronto è il protettore dei ciclisti, quindi che volete da noi. Allora, l'invito finale per la tua Gran Fondo. Venite numerosi a divertirvi, perché noi con questa formula cicloturistica ci divertiamo sempre tantissimo, avrete la possibilità di pedalare anche con tanti corridori, l'avete visto stasera, mi ha promesso Bartoli che con la febbre mi ha detto verrà il 9 di giugno anche con la febbre, quindi ci saranno tanti personaggi e quindi, ma al di là dei personaggi ci sono le bellissime strade, l'organizzazione e tanta tanta allegria. Grazie mille e in bocca al lupo a Riccardo Magrini per tutto. Grazie a voi.